Oh, bene, come buttare via 2 ore a fare talè di bambù? Allora, ricapitoliamo, ne ho fatte tre. Ho fatto una teletalea, questa qua al centro è del rizoma che c'era nell'altra zolla, che ho preso e ho tagliato lasciando un paio di nodi, più o meno l'uno, con dei raduncoli. Ed è questo qua al centro di tutti. Con quelli col bacchettino bianco c'è dentro anche il radicante, quegli altri c'è solo acqua. Quindi ho messo 2 dita d'acqua nei vasi, poi ho messo il rizoma, poi ho messo la canna di bambù tagliata al limite sotto del nodo e lasciando 1 cm sopra il nodo. Con la gemma che dava verso l'alto, l'ho tagliata al limite estremo della fine del nodo che si vede, quindi dove inizia questo verde qui. Chiaro, medio, scuro, quello medio, alla fine del medio li ho tagliati, li ho messi trick in verticale così con la gemma in alto e li ho messi anche qui a bagno sia nel radicante che non nel radicante. E poi abbiamo preso le ascelline che escono proprio dalle gemme che escono dalla canna e le ho cercate di tagliare il più vicino possibile alla forma che può proprio avere questo che sembra un innesto, una gemma che spunta, no? E adesso le rispongo lì dentro, poi cosparse di terra, come si dice, di terra, fin tanto che asciuga tutta l'acqua e niente, lo terremo bagnato così e vediamo nei prossimi giorni cosa succede. Qui invece a bagno nel radicante cannette a caso, senza nodi, senza niente, pezzettini di legno. Qui invece è un cespuglietto e vediamo che cosa sponta. Ma.